Trieste. Well, actually, one city or the other was the same to me. The only important thing was to study. My Erasmus year would have no distractions, no parties, no drinking, and no men. And so when I found the ad on the internet, it seemed like a sign from the gods. Andrea, a student of chemistry, a girl with a logical and rational frame of mind. How could I have found a better roommate? Andrea. Oh. Questa che cos'è? Niente. Ma che ne sono? 9:30. Porca, le 9:30! Sono in ritardo, Mef. Sono in super ritardo. Mamma mia. Dove sono i miei appunti? Mef? Io come farei senza di te, eh? Non è che avresti 5 euro da prestarmi? È per un caffè? Stasera te li do, eh? Anzi, facciamo così. Domani, quando ti servono, me lo dici. Mm? Ciao, eh! You have no idea of the things you can say in 3 minutes and 49 seconds. Ciao. Ordine. Ah! Ah! Who are you? Right, I've got some money. But please don't hurt me. Stop staring. Sorry, Andrea. What? My name is Andrea. No. I'm just my roommate. We'd arranged to meet at a place and she'd left me the keys under the plant. You can't possibly be... I'm just a girl. Girl? No, man, masculine. 100% man. Ciao, man. E lui invece è 55% man, eh? Hi. No gay. Excuse me, there are two men living here. No one is a girl. I've told you, stop staring! I'm gonna go right through this, and tomorrow I'll start looking for some other flat. Sono innamorato. Beh, dai, questo non è il problema. Lei è uno psicologo? Sì. Io allora ho bisogno di un aiuto. Sì, questo è un centro di sostegno psicologico per gli studenti, magari fuori sede hanno dei problemi di studio, ma tu non hai un problema di studio. Come no? Io sono uno studente innamorato, e essendo innamorato sto male, quindi il problema c'è, perché se sto male vivo male, se vivo male studio male e se non studio... Sì, ho capito, ma da una parte c'è la vita, dall'altra c'è lo studio, nella vita
si sta bene, si sta male, si sta così così. Caro amico, è la vita. Ho capito, è la vita, sì, ma come si cura? Ansiolitico? No, grazie. Lo vuoi un consiglio? Se sono rose, fioriranno. Ho capito. Grazie, dottore. Ciao, caro. Scusi l'inconveniente. Oh, si figuri. Allora, cosa posso aiutarla? Dottore, queste pillole che mi ha dato non mi fanno niente. Non riesco a studiare, ho l'ansia e sono 16 anni fuori corso. Ah. Si sa che Joel si voleva aprire a Dublino con un suo amico di Pirano, la cittadina qui vicino, e un cinematografo, ma l'affare non è andato bene, quindi l'amico Svevo lo consola. Bene, leggiamo. Mio caro signor Joyce, sono molto spiacente di non aver potuto prendere congedo da lei in modo appropriato. Sabato non sapevo a che ora, che dovevo partire così presto. Sia così gentile. What you doing here? Eh? Lei era così. What you doing here? I'm always been a big fan of Joyce. So you like Joyce? And what do you think about his Ulysses? E devo aggiungere che ho già fatto. La sua sorpresa per essere stato invogliato prova che lei è un buon letterato. Kid Ulysses is one of Joyce's greatest novels, not a character from the Odyssey. Ma perciò una grande sorpresa e non considerare cosa naturale, è realmente letterario. Ok, ok, I don't know. Joyce, but I know everything about Joyce in this town. Silenzio, per favore. Really? Oh, scusi. Scusi. Noi siamo qui morti. Scusi. Io fumo di quando si gode i suoi contorni. Un po' alla volta, essa verrà presa dalla sua anomalia. It wasn't true Andrea knew nothing about James Joyce, Italo Svevo, or about any other literary personality of Trieste, but he knew the city really, really well. Okay, Andrea was harmless. And so looking for another flat had actually little sense. The problem with him was another one. Although Andrea was a bright and prepared student, he had confused his university experience with a fun fair. Va bene, però... Mi raccomando, che domani deve relazionare i suoi colleghi. Prof, non si preoccupi, stasera secca, sui libri. Mef told me that you have an important lesson at 9:30. It's set at 30 now. So there is no need for you to hurry up. You have time to shave and possibly to dress up a little. Thank you.
contribute to Nairobi. Scusatemi, un'emergenza. Scusami, è un'emergenza, senti, mi deve aiutare. Io mi sento tutto scombussolato perché ho capito qual è il problema tra me e Natalie. È la lingua, cioè tu ti innamoreresti di uno che sembra la controfigura di Mastro Yami. No, io no. Oh, mi stai ascoltando? No, non ti sto ascoltando. Ho un altro problema. Hai sentito? Ha un altro problema. Più importante del mio. Questa cos'è? La risposta di Boston per il dottorato. E perché non la apri? In teoria, finito qui, dovrai tornare in Cameron. A fare ricerca avanzata in Cameron. Beh, per fortuna la scienza non ha confini. Sì, ma la tecnologia sì. In realtà non la apro perché ho paura che mi abbiano preso. Sei scemo? Scusate, ma ha fumato. Cioè, più vai avanti tu come scienziato, più va avanti il tuo paese. E poi dico, cosa c'è di meglio del MIT di Boston? Se vado via, lascio Trieste, lascio la casa. Ma finché me ne andrò, cercherò di darti una mano. Hai sentito? It was right then, from that very moment, that I started to see things differently. My life, what I'd left back in England, and what I really wanted. Mev too has found what he really wanted. He managed to find another PhD, but in Trieste, so he'll be able to stay where he's happy and become a brilliant scientist. And Andrea? Well, Andrea's improved too, but in the end, he's always the same. Tu anche? Vivi qui? I do. Hi. And you're here, aren't you?
Nice to meet you. My name is Andrea.